Sono in media 2.500 ogni anno gli infortuni sul lavoro legati alle aggressioni di cui è vittima il personale sanitario. Nella giornata nazionale contro la violenza nei confronti di questi lavoratori, due flash mob a Firenze e a Empoli. Walter Rizzo. Una continua aggressione sia verbale che anche fisica verso gli operatori e le operatrici. 12.000 casi di infortunio sul lavoro legati ad aggressioni in 5 anni, in media 2.500 casi ogni anno, che riguardano principalmente medici, infermieri e operatori sociosanitari. Di questi casi il 75% riguarda donne. Sono i numeri raccolti a livello nazionale da INAIL, al centro della giornata nazionale contro la violenza nei confronti degli operatori della sanità. Numeri che si rispecchiano anche nella realtà toscana. Per sensibilizzare attorno alla sicurezza in corsia, la funzione pubblica CGL di Firenze ha organizzato due flash mob a Careggi e all'ospedale di Empoli. 10 i punti di rivendicazione. Pensiamo che prima di tutto serva una quantità di personale adeguato in sanità per far sì che i tempi di attesa siano quelli giusti. Poi serve che tutte le istituzioni lavorino con l'obiettivo di ridurre e eliminare questo fenomeno. Tra le richieste quella di un potenziamento della presenza delle forze di polizia, precise regole di ingaggio. Ad oggi l'intervento avviene solo di fronte alla consumazione di un reato, troppo tardi secondo gli operatori sanitari, ovvero dopo che l'aggressione è già avvenuta. Poi il potenziamento della security interna, strumenti come i dispositivi di allarme antiaggressione e la videosorveglianza e ancora la formazione del personale per gestire le situazioni di tensione attraverso tecniche di de-escalation. Infine l'appello a non subire in silenzio. Noi vogliamo dire alle operatrici e agli operatori che i casi di violenza verbale e fisica devono essere denunciati e l'appoggio del sindacato, l'appoggio delle istituzioni sanitarie c'è e ci deve essere sempre